Salve ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo con delle nuove partite giocate sempre con i lupi. Questi sono dei video un po' particolari, ma veramente molto divertenti. Sono, secondo me, spettacolari, perché sono alcune partite che abbiamo giocato in un pomeriggio dove avevamo 9 ragazzini come ospiti, quindi diciamo persone non molto esperte che avranno giocato un paio di volte il softair e che quindi permettono ai giocatori un po' più esperti, dopo qualche partita dove li facciamo divertire, di cominciare a giocare un po' più seriamente, quindi divertirci un po' noi. Quindi vedrete, saranno delle clip veramente molto belle e qua siamo già in gioco. Come vedete si erano messi qua praticamente in mezzo al bosco, stretti in terra in 3 o 4. Purtroppo il caricatore mi stava dando qualche problema con il fucile, ma come vedrete mi divertirò comunque a riempirli di pallini. Motivo per cui sparavo anche molto perché avevano la tendenza a non dichiararsi. Però questo mi ha permesso di divertirmi ancora di più senza avere nulla da recriminare. Qua avevo già praticamente svuotato un caricatore, quindi cambio velocemente e ritorno in azione. Come vedete anche questo, dopo che gli sono arrivati lì qualche colpi, secondo me abbastanza netti, perché lì avevo già preso gli altri, prende e se ne va un po' così, quindi anche questo secondo me è in dubbio, ma insomma in quel giorno mi ha lasciato stare un sacco di cose. L'importante per noi era far divertire loro e comunque anche io mi sono divertito tantissimo. Quello a cui stavo sparando prima dietro l'albero mi sono praticamente arreso di spargli perché gli sparavo da inizio game e qua, come vedete, prende e se ne va e quindi mi concentro su tutti gli altri che c'erano lì in giro. Provo, visto che non c'era più nessuno, ad andare un po' più avanti e vedrete, poi riuscirò a colpirne ancora. Nel dubbio di rimanere a secco, cambio un altro caricatore e a questo punto decido di Della sinistra muovermi. sono praticamente alla mia altezza. Qua ne colpisco praticamente un altro che era dall'altra parte del campo, quindi ho fatto un buon colpo dalla distanza. E contemporaneamente sparavo anche a quelli alla destra. Poi qua dove ho appena sparato a questo ce n'era un altro che fra poco andrò a prendere. Ma che cazzo sta facendo quello lì? Questo era uno che era rimasto indietro ed era praticamente al di fuori del gioco, sdraiato in terra. E Sì. quindi mi chiedevo che cosa stesse facendo là. Questo è quello che era indietreggiato prima. Preso!
appena assistito una scena assurda. Qui mi muovo per andare a prenderne eventuali altri e vengo colpito. Il motivo per cui inizialmente me la son presa ed è sempre comunque una rabbia temporanea, niente di permanente, sono sempre quelle cose che succedono appena quando si viene colpiti, è il fatto che ci fosse stato praticamente uno scambio di ruoli e che io difensore ero dovuto andare a prendere gli attaccanti. Attaccare un attaccante. E qua siamo con un'altra difesa giocata lo stesso giorno. Questa è la prima, come vedete stavamo giocando un po' più tranquilli in singolo, ma ho abbandonato subito questo stile di gioco perché non si dichiaravano. Non si dichiarano, figa. Secondo me no. Nonostante il mio fucile in questi colpi ne abbia mancati diversi per problemi di pescaggio e c'era anche molta vegetazione, qualche colpo sono abbastanza sicuro che era arrivato da loro. Preso! Sca infame! Poi insomma, mentre io ero lì a divertirmi a fare il tiro al piccione, è arrivato Sky a rovinarmi la festa. Qua preso! Bene ragazzi, questo video è finito, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo con la prossima partita.